E gli automobilisti fanno ricorso alla prefettura di Isernia sulla questione dei parcheggi a pagamento. Le associazioni puntano l'indice sul possibile rischio di abuso di potere da parte degli amministratori pubblici. Sentiamo. Non accenna a placarsi la polemica di Isernia di movimenti e associazioni contro l'amministrazione a Palazzo San Francesco sui parcheggi a pagamento, troppe le strisce blu fatte sistemare sulle strade della città. Una tassa che non piace a nessuno e che non modifica la sostanza del traffico interno. Sono già numerosi i ricorsi inoltrati alla prefettura da parte degli automobilisti multati. Abbiamo inoltrato al prefetto una richiesta ufficiale di intervento presso il comune perché non risponde a tutte le eccezioni di illegittimità che abbiamo posto. E poi anche perché se il comune continuerà a perseverare in questo che noi riteniamo un abuso di potere continuato, noi chiediamo al prefetto di tenere conto di queste eccezioni di illegittimità che abbiamo illustrato negli scorsi giorni, al fine di accogliere gli eventuali ricorsi che stiamo preparando per i cittadini di fronte alle multe. Si può ricorrere al prefetto e se il prefetto non accoglie il nostro ricorso c'è l'ulteriore rimedio al giudice di pace. E quindi in quel caso, diciamo, c'è da affrontare la marca da bollo e noi cerchiamo almeno di evitare le spese legali per l'avvocatura. Però, diciamo che in questo caso il giudice di pace, se accoglie il ricorso, potrebbe anche condannare alle spese la controparte e lasciare indenne, la parte tutelata, da questi oneri. Si è messa in mano la città ad un grosso imprenditore privato, il quale lucrerà, profitti probabilmente anche milionari, se calcoliamo che la prospettiva è di vincolare la città, per 15 anni. E, diciamo, non c'è nessun interesse pubblico a tenere queste strisce blu. Anche durante la sospensione si è dimostrato che c'è stato un felice esperimento, cioè che senza le strisce blu il traffico scorreva normalmente. Per cui creare questo ulteriore balzello per le tante famiglie di operai, impiegati, piccoli commercianti, pendolari, è semplicemente aggravare una condizione che è già difficile per tante famiglie.